Hakuna Matata, ragazzi e ragazze, e ben ritrovati dal vostro Ciccio Camera 89. Siamo tornati in un golosissimo video di Marvel Snap. Subito un bel pollicione in su. Vi leggo un vostro commento da Zanzara. Ciccio, ma chi è il tuo supereroe preferito? Caro amico mio Zanzara, grazie mille per aver lasciato like al video, apprezzo tantissimo. Grazie mille per aver commentato. Allora, in realtà io non ho un vero e proprio supereroe preferito. Cioè, ho due eroi: Batman e Iron Man. Qual è la differenza fra un supereroe e un eroe? Non so se lo sapevate. È che il supereroe ha dei superpoteri. Invece l'eroe, tramite le sue abilità, come possa essere la forza, l'intelligenza o i soldi, lo fanno diventare per appunto un eroe. Preferisco gli eroi ai supereroi. Tipo Superman è un supereroe, Batman è un eroe. Preferisco gli eroi. Allora, un po' di sfighetta qui sicuramente. Come avete visto, sto giocando il deck Loki. Raga, mi piace tantissimo. È quello che mi dà un pochino più di soddisfazione, sinceramente. Sto facendo conquista, già ve l'ho spiegato anche il perché. Ha senso tirare questo? In questo preciso istante? Forse sì. Per riempire qua forse sì, ma in realtà forse no. Perché io potrei fare così. Perché lui non penso possa fare il miracolo. Lokijo, non mi ricordo come avevate detto voi. Quindi così, vedi, è già una bellissima giocata. Perché poi Jeff lo posso spostare. Magari lo metto sul campo di sinistra. Ed è... Allora, io dovrei snappare in questo momento. Ngulam, madonna. Se posso dire, cioè, se dovessi dire, allora, quindi me ne vado di qua. Secondo voi giocherà lì l'opponent? Io c'ho un po', raga, io c'ho un botto di roba stragolosa. In realtà, con Doctor Doom io posso veramente diventare cicciottissimo. Tu mi snappi. E io ti contro snappo. Maledetto. Perché in realtà sarebbe da tirare questo qua, ma non credo che abbia tutto questo valore, no? Quindi io farei così. Ha senso? Secondo me c'è un botto, raga. Secondo me c'è un botto senso. Vediamo che cosa succede. Secondo me c'è un botto senso, raga. Secondo me, sbaglio, raga, aver giocato così. Secondo me forse sì. Forse ho buttato. Però raga, ma guardate, è tanto forte, raga. Cioè lui dove mi può giocare in questo momento? Scusatemi, Cioè chi è? Nel senso, lui che cosa può fare di così apocalittico? Lui deve giocare una carta centrale. Sinistra come fa a farmi più 23? A destra, ma come fa? È impossibile. Il tizio ha perso, ragazzi. Che poi, scusatemi, mi dimentico sempre di mettere questa qua. Cioè, bro, hai perso. Hai perso. Colla, hai perso. Non può vincere. Non può vincere. Impossibile vincere, raga. Anche se mi sono chiuso troppo velocemente, probabilmente. Bro, non puoi vincere, cioè. Potevi collare, però. Se collavi era un po' più divertente. Comunque, giocare con lo cioè... Giocare con contro il tuo stesso mazzo, che costa anche di meno, secondo me è fuori di testa. Io non devo giocare perché con Snowward, io leggevo Snowward, solo una carta per giocatore può essere giocata qui. Ok, ha senso? Sì, ha senso. Lui non sta giocando in questo momento, ma probabilmente è perché non ha le carte per poter giocare. Ha un deck molto, molto particolare. Dopo che giochi una carta qui, aggiungi una copia alla tua mano. Raga, direi anche decisamente sì. Posso dirlo? Così vediamo che carte ci vengono. Ce ne abbiamo comunque 5. E eventualmente poi possiamo decidere di replicarle, no? Bellissimo, raga. Bellissimo. Legion non era brutto, perché facevo Legion, pam pum pum pum. Cioè, nel senso, non avrebbe mai funzionato, però sarebbe stato sicuramente molto divertente. Che c'ho di bello?
che c'ho di bello? Allora, in realtà non mi pare brutta la situa, perché sicuramente faccio così e ti vado a spappolare. Non è che mi faccia impazzire totally, perché potrei fare così. Posso fare così. E questo ha senso secondo voi? Secondo me no. Facciamo così. Siamo calmi. Siamo calmi, che è un po' difficile. È un po' difficile, ammettiamolo. Io secondo me devo... Che fortuna. Secondo me devo riciclare di nuovo, secondo me. Sapete che secondo me devo riciclare. Lei è forte, per carità di Dio. Perché sennò sarebbe da fare così, avere un'altra carta di quella in mano. O devo ciclare. Perché lui c'ha anche Odino, che è molto molto forte. Questa va messa dopo. E quello è il problema. Doctor Doom 3-8 è forte, eh. 3-8 è molto forte, ma va giocato dopo, raga. Doctor Doom non va bene. Io cambierei di nuovo. Vediamo un attimo che succede. Fine del turno. Io cambierei di nuovo. Vediamo se ci casca qualcosa di interessante. Insomma. Oddio, 7. 7 non è speciale. Io ci butto 9. Scusami, Tu snappi perché? Perché snappi? Perché qua tu mi metti Odino. Tu mi metti Odino, mi ritriggeri qua, mi ributti una 7, 8 e diventi gigante. E quello è il problema, che tu mi vuoi fare Odino qui sopra. Quindi ho modo di vincere, perché qua mi arriva una 7, diventa 8 e qua copro. 8, 7, 8, 8, 16, 15. 15. 15, 16, 17. Cioè io la vedo così, raga. Io la vedo così. Mi potrei sbagliare, perché poi ritriggerò lui. Quindi ritriggerando lui, se lui mi ritriggerà questo, perché non so se mi ritriggerà anche... Vabbè, secondo me possiamo ritirarci. Allora, non sapevo la... Allora, chat, mi sono ritirato perché? Perché io non so se quando lui mi tira Odino mi ritriggera Iron Land, che poi mi cambia la donna ragno, o se mi ritriggera Iron Land e la sua alla scoperta che ha acquisito, e quindi mi toglieva 4 di nuovo a tutto. È per quello che mi sono voluto un attimo tirare indietro. Quindi l'idea... questo mi piace. Questo mi piace. In realtà mi piace tutto. In realtà mi piace tutto. E non c'è bisogno. Lo sai che a me il tuo snap mi piace? E secondo me io sono fortissimo, perché c'ho Agent Collusion che è incredibile. Ho Agent Collusion Colson che è incredibile. Quindi Quinjet fortissimo. Spider-Man, ma che me frega a me. Beh, bravo, hai fatto proprio una giocata ancestrale, se posso dire. Tanto lei non mi cambia niente, è un fake. Cioè, non gioco per fargli vedere che ho giocato qualcosa, ma in realtà non mi interessa. In realtà non mi interessa, perché adesso noi andiamo a giocare. Agente collisione. Agente collisione è forte, raga. Lo chiamo agente collisione, in realtà è Coulson. Ok. Fortissimo, raga. Fortissimo. Lui sta... Non lo so che sta facendo. Lo sapete che in realtà Black Panther penso che sia fortissima, raga. Penso che Black Panther veramente sia forte, 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 forte come giocata. Secondo me è fortissima, raga. Lui è impazzito.
Raga, lui è... Quindi qua dobbiamo giocare per forza di qua. Io vado a fare così, mi cambio tutte quante le carte. Io non so lui come possa vincere. Forse con Dr. Doom e Odino. Però te pare che li ha pescati? Raga, ma il cambio con Loki è fondamentale. Le carte mi costano uno in meno e divento cicciottissimo, raga. Figa, raga, divento fortissimo. Ma a me che me ne frega, tra l'altro. Sono fortissimo, ragazzi. Ma... cioè, praticamente io calo tutto. Calo tutto. Non faccio spostare le carte. Cioè, divento mostruoso. Divento mostruoso. Non può vincere l'opponent. Ma come fai a vincere, bro? Non ci posso credere che vinci. Mi dispiace, non ci posso credere che vinci. Figliela, va. Odino, Harry Trigger, e allora? E allora? Vai a casa. Non è che ritriggeri. Qui ci ha detto comunque fortuna, eh. Cioè, la Mantis ci ha dato una mano incredibile, ragazzi. La Mantis, sì, ci ha dato veramente una mano eccezionale, se posso dire. Signori, io vi voglio bene. Incredibilmente un video che dura 11 minuti di Marvel Snap. Sono senza parole, quasi mi viene da piangere. Lasciate un bel commentino, vi voglio un sacco di bene. Spero di aver giocato bene. Cercherò di portarvi un nuovo deck nel prossimo video. Ciao patati. Ciao patate.